secolo diceva che c'era stata una lite tra me e Mister Maggia. Io ho avuto una reazione forte dove la prima cosa che ho trovato era una borsa, gli ho tirato un calcio dentro, ma penso che il mio atteggiamento è stato normale, perché dopo una settimana di lavoro intensa che ti prepari, arriva una gara importante come quella di Empoli, dopo 10 minuti devo uscire per un problema muscolare, che quest'anno già ne ho avuti altri, visto come Palermo che sono andato in ospedale per la botta che avevo avuto alla schiena. Mi dà enormemente fastidio perché non riuscivo a dare una mano alla squadra, e poi soprattutto se penso che è uno stiramento, visto che manca un mese alla fine del campionato, rischi di stare due, tre, quattro partite fuori e penalizzo sia la squadra che l'allenatore nelle scelte. Quindi non c'è stata assolutamente nessuna lite come avete scritto sui giornali, perché col mister sia a fine primo tempo che a fine partite ieri ci siamo sentiti e non c'è stato niente. Non riesco a capire perché si creano sti casi inutili, o si cerca sempre la notizia in modo particolare. Quindi io stavo in panchina come il resto della squadra, i giornalisti stavate su in tribuna, e secondo me l'ho vissuta in prima persona io, e se lo dico io che non c'è stato niente tra me e l'allenatore, penso che dovete fidarvi e credermi di quello che sto dicendo. Voi avete visto delle immagini televisive che ho fatto io, quindi chi meglio di me può giustificare quello che ho fatto o può raccontare nei migliori dei modi la situazione? Ero incazzato nero perché sono uscito in una partita dove per noi era la vita, una partita importantissima. Già è la terza volta che mi succede in questa stagione. Permetti che mi girano un po' le scatole su questa situazione? Allora, se io vi dico che il problema è fisico, ero incazzato, se penso che mi sono stirato, salto le prossime due o tre partite, che per lo Spezia, per la squadra e per la società è il momento clou della stagione, mi dà fastidio questa cosa, è normale che mi arrabbio. Invece di dire no, vediamo il problema dove sta, avete scritto che il problema è che Schiattarella ha litigato con Mancia, quando non c'è assolutamente niente di vero su questa cosa. Il mister ha assolutamente detto cosa ti hai fatto, su una domanda cosa ti hai fatto, come posso litigare con l'allenatore? Anche perché gli ho chiesto io una sostituzione, non è che mi ha levato lui perché dopo 10 minuti stavo giocando male, gli ho chiesto la sostituzione per un problema muscolare come in quest'anno che allo Spezia ce ne stanno succedendo tutti, ogni partita ne abbiamo 5-6 fuori. È normale che queste cose qui ci fanno innervosire un po' a tutti. Cosa avevo avuto? Cosa mi può dire? Dopo 10 minuti di gioco, cosa mi può dire? Vi dico che non c'è stato niente. Ovviamente, un allenatore dove ci ha perso Ciulina per infortunio, ci arriva per infortunio. Stiamo giocando con un 4-4-2. Tutti gli esterni stanno avendo dei problemi fisici. È normale che l'allenatore si gira e mi dice: ma cosa hai avuto? Perché stavamo lontani e non avevamo comunicato. Quando ci troviamo a 2 centimetri in panchina, gli spiego il problema che ho avuto. La mia reazione era solo perché mi sono fatto male, punto. Che quest'anno è già la terza volta che mi succede. Oggi a Luna, infatti, c'è Bianchetti lì che dobbiamo andare a fare un controllo. Speriamo che non è niente di stiramento, di particolare. Spero solo che se è contratto, una contrattura forte. Speriamo bene. Adesso a Luna andiamo lì in ospedale e facciamo le visite. Sì, tra il tendine e il polpaccio. No, io penso solo che lo Spezia nell'ultimo mese sta facendo ottime prestazioni, i punti stanno arrivando. Solo che di fronte c'avevi un avversario come l'Empoli, che sono 2 anni che sono sempre stessi giocatori, lo stesso allenatore, hanno dei meccanismi ben organizzati. Io l'anno scorso con loro ci ho giocato sia la finale dei playoff che il campionato, e ci hanno messo in grandissima difficoltà. Sono 2 anni che si trovano sempre lì ai vertici del campionato, che per il secondo anno consecutivo ci provano per andare nella massima serie. Noi abbiamo fatto una buona gara, ci è mancato qualcosina, però si sapeva che l'Empoli e Palermo hanno qualcosina in più rispetto a tutti in questo campionato. Ogni campionato ha una storia a
sì, io ti ripeto, pure noi quell'anno erano 2 o 3 anni che eravamo sempre insieme. Lo Spezia ha cambiato tanto nel mese di gennaio. Ovviamente bisogna trovare degli equilibri. Loro si conoscono veramente a memoria. L'Empoli si conosce veramente a memoria, che sono 2 anni che stanno insieme tutti i giorni con lo stesso allenatore. Rispetto alle altre, hanno un vantaggio. Se già quest'anno lo Spezia sta facendo buone cose, sta mettendo in difficoltà gli avversari e tutti parlano dello Spezia, vuol dire che secondo me, se l'anno prossimo la maggior parte che poi non tocca a me decidere, perché ci sono dei programmi societari, di allenatore, però non cambiare vuol dire iniziare già con un piede in avanti. Sicuramente questo, manca un mese alla fine dove ci crediamo, ma soprattutto dobbiamo stare tutti uniti, squadra, allenatore, società, stampa, tifosi, che è il mese più importante. Poi il 31 maggio tiriamo una linea e vediamo dove ci troviamo. Però in questo momento, secondo me, lo Spezia ha bisogno di tutti. L'entusiasmo c'è, perché basta vedere a partire di giovedì in casa col Siena il pubblico fantastico. Infatti noi eravamo felicissimi di quella vittoria che abbiamo fatto. Venerdì giochiamo di nuovo di sera contro la Regina e speriamo di trovare lo stesso entusiasmo. Io spero che tra mezz'ora ho le visite, non sia niente di grave, quindi devo fare prima dei controlli, prima di decidere e di valutare. A oggi ho fastidio, sì, oggi ho fastidio, quindi manca ancora una settimana, poi vediamo. Sì. No, ma star fuori è ancora più difficile di quelli là che stanno dentro, perché si soffre di più. Ovviamente sia io che quelli là che siamo fuori siamo sempre vicino alla squadra, cercando di dare il nostro contributo anche da fuori. Ti ripeto, siamo un ottimo gruppo che in questo mese ci stringiamo ancora di più, ci uniamo ancora di più per arrivare a un obiettivo che sta lì vicino. Quindi ci proviamo in quest'ultimo mese, cerchiamo di dare ancora di più il massimo.